grazie per i complimenti. È sempre difficile, ci provo, vedo che ci sono tanti ragazzi, anche tanti attori alle prime armi, giovanissimi, quindi in bocca al lupo a tutti, buona fortuna. E come ti approccia? Io, essendo vecchia generazione, semi vecchio, semi freddo, mi appoggio un po' ai ragazzi, no, ai 25enni, ai 30enni, che loro hanno le sinapsi più aperte delle mie e quindi mi spiegano un po' come si deve fare, però io rimango sempre di quella generazione che usa più il cartaceo, rimane più sul cartaceo, no? Anche il famoso messaggino per me rimane sempre un messaggino. Potresti lanciarlo così? Sì, rimane un messaggino di quello, ciao, sto a Piazza San Giovanni e sto arrivando, capito? Non è che il messaggio senti il bisogno del WhatsApp. Adesso di Roma Webfest tu ti aprirai. Per esempio io ancora sono rimasto a lettere, cioè se mi piace una donna, mi innamoro, gli scrivo una lettera d'amore. Sì. Mentre adesso scrivono la lettera con le poste italiane arriva che lei già si è sposata con un altro. Ha fatto figurante, si è divorziata, si è risposata e io sto aspettando che mi arriva la risposta. Insomma, sai Alessandro, cosa ti volevo chiedere, che qua insomma non dovrei dirlo che seguo i miei parenti anni, però a proposito del webinar pensavo anche a YouTube per dirti, io personalmente sono che quando sono le foto risate adesso va su YouTube, scrive il nome del comico e si vede il video in spezzino. Questo qui poi per un diretto interessante è a doppio taglio, si perde un po' la dimensione di rivedere il comico dal vivo. No, dipende tu, diciamo, che intenzioni hai, cioè nel senso se ogni cosa che fai poi la metti su web e di tua spontanea volontà è un discorso. Se invece poi comunque vieni un po' così, un po' acchiappato in giro e messo dentro, si vede che comunque non è opera tua, no? C'è questa scansione, capito? Io cerco di mettere quello che ho messo è soltanto pillole di follia e poi addirittura l'ho tolto dal web, soltanto due o tre pezzi un po' classici che hanno fatto il giro dell'Italia, e perché poi chiaramente l'artista lo vede in teatro, cioè poi va bene il cinema, va bene la televisione, va bene il web, siamo qui, va benissimo, grazie al web c'è anche il web. Però il web è uno spot per poter vogliare e poi dopo. Uno spottone, è uno spottone e poi io considero sempre, in Italia siamo 60 milioni, fuori dall'Italia siamo 120 milioni, attenzione, siamo 120 milioni e magari come è successo a me la fortuna dell'utilizzo del web, addirittura comunità italiane di Caracas o di Oakland o di Toronto, di Parigi, di Londra, che mi hanno già invitato a fare spettacoli fuori, certo per gli italiani, perché io sono ignorante assoluto, quindi non è che parlo male l'italiano, figuratevi l'inglese. E quindi no, ma noi abbiamo fiducia. No, ma io sono, come dire, ci sono sottotitoli, c'è sottotitoli e quindi il web per quanto mi riguarda mi ha aiutato molto. Lo devo in qualche modo ringraziare. Perché no? Perché no? Anche una bellissima comunicazione, no? In tempo reale in giro per il mondo, quindi salutiamo gli italiani in giro per il mondo, ciao italiani. E poi ultima domanda a voi, che impressione dà di una webfest così? Di primo acchitto, come si dice? Beh, io mi godo sempre le feste, no? Cioè, è sempre un incontro, un grande incontro, una bella festa, c'è da bere, ho visto che anche da bere qualcosina, quindi è sempre un piacevole un momento, con molta tranquillità. Allora, buon feste! Sì, poi gli americani fanno gli Oscar, noi abbiamo Oscar Tappagni, noi ci accontentiamo, e passa il momento veramente. Ciao a tutti, grazie, ciao, grazie. Ciao.